57 secondi. Amanti del grande basket, buonasera e bentrovati qui ad Ortona per la 18ª giornata del campionato di Serie B nazionale di basket. Quest'oggi qui a Ortona la World Basket riceve il basket Monteroni. Per i padroni di casa questa partita è molto importante, in quanto devono prontamente rialzarsi dopo la cocente sconfitta in quel di Sant'Elpidio. Per gli ospiti, l'arrivo di Leucci e il rientro di Rodriguez dall'infortunio fanno di questa partita una difficile partita. È stato proprio il Monteroni, in particolare con la coppia Mocavero-Rodriguez al girone di andata, a infliggere alla UR una cocente sconfitta nel difficile campo vicino Lecce. La differenza punti in classifica inganna sicuramente sul divario tecnico-fisico, che in realtà risulta in totale equilibrio. Arbitreranno la gara i signori Cassiano Gianluca di Fiumicino e Ruber Alanfranco di Roma. Intanto l'incontro è iniziato e sono qui a presentarvi le formazioni. Gli ospiti scendono in campo con il numero 4 Ingrosso, il numero 5 Paiano, il numero 7 Ianuale, il numero 11 Leucci, il numero 12 Prete, il numero 14 Serio, il numero 15 Mocavero, il numero 18 Pinto, il numero 24 Martina e il numero 33 Rodriguez, coach signor Manfreda. Coach Sorgentone schiera col numero 5 Di Carmine, numero 6 Gialloreto, numero 7 Musso, numero 8 Agostinone, il numero 9 Brown, numero 11 Leo, numero 12 Martone, numero 13 Diomede, numero 17 Martelli, il numero 18 il capitano Ernani Comignani. Intanto la partita è iniziata da circa un minuto e gli ospiti sono già in vantaggio per 2-0. Tentativo da tre punti del numero 33 Rodriguez, solo ferro per lui, riparte Diomede con un contropiede, ma purtroppo perde palla e rimessa per Monteroni. Pallone affidato a Rodriguez, marcato strettamente da Diomede. Pallone per il numero 4 Ingrosso, giro palla per gli ospiti, pallone per il 5 Paiano, ancora Ingrosso, marcato da Diomede, tenta di girarsi con il piede perno, trova una soluzione con l'aiuto del tabellone, si lotta sotto canestro e Martone riconquista il rimbalzo difensivo per i padroni di casa. Ora è Di Carmine che scambia con Diomede, ancora Di Carmine sotto canestro, marcato da Paiano, gira con un morbido tiro mancino, ma solo ferro, e riparte Rodriguez per gli ospiti. Penetrazione centrale di Mocavero e fallo del numero 12 Martone, primo fallo per lui. In lunetta con il numero 15 Mocavero, buona la prima. Buono anche il secondo, ora il punteggio di 4-0 per gli ospiti. Pallone per Gialloreto, marcato da Rodriguez, cerca di sfruttare il blocco di Martone, ma riconquista palla Rodriguez, molto attivo in queste prime battute. Palla per il numero 11 Leucci e due punti per lui. Il
Diomede resta il tiro e sblocca il punteggio per i padroni di casa, ora 6-2. Sempre Rodriguez ad impostare, esce dai blocchi Paiano, palla per Leucci, ancora Rodriguez, cerca uno sfondamento centrale, ottima difesa Guerra, riparte di gran carriera Di Carmine, Diomede, penetrazione centrale, scarico per Di Carmine, si lotta sotto canestro, ancora Di Carmine, con l'aiuto del tabellone non va, riconquista palla ancora Gialloreto, che porta la calma tra i suoi, arresto e tiro, solo Ferro, ma rimbalzo di Di Carmine, passi fischiati dalla coppia arbitrale. Sostituzione per gli ospiti, entra con il numero 14 Serio ed entra con il numero 15 Mocavero. Nuovo entrato Serio, sotto canestro, scarico per Leucci, ancora Serio, resta il tiro, piede perno con l'aiuto del tabellone, ma decisione arbitrale contestata. Ma viene ripristinata la validità del gioco. Rimessa a Wear Basket, pallone affidato a Di Carmine. Di Carmine, Diomede, ancora Di Carmine, Gialloreto, fa spazio Martone, bomba da tre, subito Gialloreto, scalda la retina, specialità della casa, bomba da tre punti per Gialloreto. Ortona si riporta sotto col punteggio di 6-5 per gli ospiti. Rimbalzo conquistato da Brown, subito per Diomede, tenta un corridoio centrale, scarico esterno per Gialloreto, pallone a Di Carmine, cerca di trovare spazio sotto canestro, ma con i piedi finisce fuori campo. Rimessa per gli ospiti, palla per Ingrosso, pressato dal numero 6 Gialloreto. Ancora Ingrosso centralmente, rimessa in attacco per gli ospiti, pallone affidato a Serio, passaggio intercettato da Di Carmine, ancora palla per Monteroni, rimessa in zona d'attacco con il numero 4 Ingrosso, pallone per Rodriguez, passato da Martone, cerca di farsi largo, arresto e tiro, solo tabellone per lui, e riparte la Wear Basket con Diomede, pressato da Rodriguez. E bomba per Manuel Diomede, tenta di nuovo la bomba, solo Ferro per lui, e riparte Rodriguez. Fallo del numero 13 Diomede. Palla per Rodriguez, ancora lui, ma ottima la difesa di Martone. Palla per il solito Diomede,
Di Carmine allarga giallo reto, Diomede ancora giallo reto, marcato da Rodriguez, frutta il blocco di Martone, ottimo la triangola tra i due, e fallo del numero 14, Serio. In lunetta si presenta Martone, due tiri liberi per lui, tanto cambia ospite, esce il numero 14 Serio e rientra con il numero 15 Mocavero. Buono il primo. Buono anche il secondo. Riparte Mocavero con l'aiuto del tabellone. Ora i padroni di casa conducono 10-8. Ora Diomede per giallo reto. Ora Diomede, la destra, penetrazione centrale, scambio con Di Carmine, giallo reto da tre punti, ferro, ma c'è il rimbalzo in attacco importantissimo di Martone. Riconsegna il pallone a Diomede, giallo reto, ottimo suo assist per Martone, 12 Ortona, 8 Monteroni. Mocavero, ottimo l'azione con Leucci. Brown, palla per Martone, Di Carmine, ottimo il taglio e ottimo anche l'assist di Di Carmine. 14 Ortona, 10 Monteroni, 2 minuti e 45 al termine. Rodriguez, resta il tiro, ma c'è il rimbalzo di Di Carmine, giallo reto, ancora per Di Carmine, ancora giallo reto, pallone fuori per Diomede, pallone ancora per giallo reto, da tre punti. Non va la bomba in questo caso di giallo reto. Non va neanche il tiro sotto canestro di Ingrosso. Sempre 14-10. Due minuti al termine. Fallo del numero 12 Martone e time out. Rientrano le squadre in campo, 1 minuto e 51 al termine di questo primo quarto, padroni di casa in vantaggio con il punteggio di 14-10. Prende il match, palla per gli ospiti,
il solito Rodriguez, costellazione, scambio con Januale, sto canestro per Mocavero, ma pallone difficile da controllare per lui. Pallone di nuovo per in favore della Wear Basket, pallone affidato a Gialloreto. Leo, non è entrato, già ancora Gialloreto, Di Carmine sotto canestro, fallo del numero 7, Januale. Sostituzione Wear Basket, scelgo il numero 9 Xavier Brown, entra con il numero 7 Musso. Leo da 3 punti, riprende subito il pallone la Wear Basket. Diomede tenta anche lui la bomba, anche per lui solo ferro, e rimbalzo di Rodriguez, tenta un improbabile passaggio lungo per il numero 7 Januale, e pallone riconquistato dalla Wear Basket con Musso. Gialloreto, ottimo il suo gancio mancino, rimbalzo di Leo sotto canestro, prova a farsi spazio ma pallone riconquistato dagli ospiti. Numero 11 Leucci, ancora Rodriguez, tenta un varco, pallone per Leo, fida subito azione a Musso, pallone ora per Gialloreto, tenta di gestire tutti i secondi a sua disposizione, Di Carmine da 3 punti, sfortunata la conclusione di Di Carmine, ultimi 5 secondi del primo quarto, tenta una penetrazione centrale, si lotta sto canestro e finisce così il primo quarto, 14 Ortona, 10 Monteroni. A risentirci fra 2 minuti per il secondo quarto. Rieccoci collegati qui ad Ortona per il secondo quarto di questa 18ª giornata del campionato nazionale di Serie B di basket. Ortona riceve Basket Monteroni, punteggio del primo quarto 14 Ortona 10 Monteroni. Primo pallone per la Wear Basket affidato a Musso, carico per Diomede, prestato da Mocavero e per Leo Di Carmine. Musso cerca un varco, si libera Leo da 2 punti, Leo solo ferro per gli ospiti. Riparte Musso di gran carriera fino in fondo, scarico per Diomede e rimbalzo conquistato da Januale per gli ospiti. Pallone per Leucci, palla ora per ingrosso per Mocavero, questo è tiro ma rimbalzo conquistato da Diomede. Non è per Di Carmine, attraversa tutta la linea di fondo, ma sostituzione per la Wear Basket, entra il numero 18, il capitano Comignani. Esce il numero 13 Diomede. Lotta sotto canestro Mocavero, ma difesa arcigna dei padroni di casa. Pallone affidato a Gialloreto,
c'è dei blocchi Musso, pallone per Comignani, scarico per Di Carmine, Leo, Gialloreto da tre punti e rimbalzo di Di Carmine, ancora grande lottatore Di Carmine in questo caso sotto canestro. Dovrebbe essere 20. Sostituzione, entra in campo Rodriguez. Sostituzione per gli ospiti. Rientra in campo Rodriguez. E due punti per Ianuale. Gialloreto, capitano Hernani Comignani, pallone per Di Carmine, Leo, ottimo terzo tempo sotto mano per lui, e smuove il punteggio Ortona, ora 20-12 per i padroni di casa. Ottima difesa locale e fallo del numero 4 in grosso. Ora pallone affidato a Musso, Comignani e fallo del numero 7, Ianuale. Secondo fallo per lui. Sostituzione per gli ospiti, esce col numero 7, Ianuale, ed entra col numero 5. Rimessa di Gialloreto. Pallone per Di Carmine, ultimo il suo gancio sinistro, ma solo ferro per lui, e rimbalzo conquistato dagli ospiti. Riavvino l'azione con Rodriguez. Fallo numero 7, Musso, primo fallo per lui. Rimessa ospite sul pallone Rodriguez. Pallone per il numero 5, Paiano, ancora Rodriguez, resto e tiro, solo ferro e rimbalzo per Di Carmine, pallone per Musso. Ora pallone gestito da Gialloreto, ottimo il suo gancio di altri tempi per Gialloreto. 22 Ortona, 12 Monteroni. Pallone per Mocavero sotto canestro, ottimo il rimbalzo di Comignani. Gialloreto per Musso, tenta un tiro da tre e fallo di Rodriguez. Primo fallo per lui. Rimessa per basket. Pallone affidato a Gialloreto. Pallone ancora per Gialloreto. Sfrutta il blocco di Leo, arresto e tiro. Mano calda a Gialloreto, non si smentisce neanche dalla media distanza. Pallone per Mocavero, cerca di girarsi e fallo numero Di Carmine. Primo fallo per Di Carmine e il lunetta col numero 15, Mocavero. Sostituzione ospiti,
esce numero 11, Leucci, con il numero 12 Prete. Intanto non va il primo tiro di Mocavero. Buon secondo. Pallone per Di Carmine, trastato da Mocavero, va a commettere fallo. Primo fallo per 15 ospite. Rimessa over basket. Pallone affidato a Gialloreto. Per Musso. Resto e tiro. Da tre punti solo ferro per lui. E ripartono gli ospiti con Rodriguez. Prestato da Gialloreto. Tenta uno slalom e rimbalzo con contropiede di Musso e fallo del numero 11 Leucci. Sostituzione per la squadra di casa, esce con il numero 6 Gialloreto e rientra in campo il numero 13 Diomede. Musso in lunetta per due tiri liberi, non va il primo. Buono il secondo. Pallone per Rodriguez. Mocavero, solo ferro per lui, ancora Mocavero, tenta da tre e questa volta va a segno. 25 Ortona, 16 Monteroni, 4 minuti e 40 al termine della prima metà del match. Comignani da tre punti, solo ferro, e riparte Monteroni con Rodriguez. Pallone per Mocavero, ottimo palleggio, ma ottima anche la difesa di Leo. Tanto Di Carmine per Musso da tre punti, ottimo l'inserimento di Comignani sotto canestro ad appoggiare dopo il ferro di Musso. Leucci, Rodriguez, Mocavero, marcato da Musso, numero tiro del 5 Paiano, ora è fallo. Numero 5 Di Carmine. Sostituzione, esce proprio quest'ultimo ed entra con il numero 9 Brown. Il lunetta, numero 12 Prete. Non va il primo. Buon secondo. Pallone ora per Diomede. Leo tenta la bomba da tre, ma rimbalzo di Rodriguez e si lancia in attacco. Ancora Rodriguez, tenta la bomba da tre punti e ora il punteggio di 27 a 20 per i padroni di casa e time out, a tra poco. Thank you.
punteggio 27 per Pasqua Fortuna 20. Monteroni 3 minuti e 32 al termine del secondo quarto. Palazzetto dello Sport Fortuna, campionato Serie B nazionale, 18ª giornata. Rientrano le squadre in campo. Rimessa per la Wear Basket. Pallone affidato a Diomede. Ora è Musso. Comignani, Musso. Brown. Pallone per Leo. Si gira, ottimo il suo piede perno. Appoggia al tabellone, due punti per Leo, 29 Ortona, 20 Monteroni. Pallone per il solito Rodriguez. Tenta una penetrazione centrale, va a subire fallo. E due tiri liberi per il 33 ospite Rodriguez. Ottimo il tiro, primo. Non va il secondo, è il rimbalzo di Comignani. Cede subito palla a Diomede. Pallone per Comignani, Musso. Pallone per Diomede, arresto e tiro. Due punti solo Ferro e ottimo il rimbalzo conquistato da Leo. Comignani, Diomede, Musso da tre punti. Solo Ferro per lui e riparte Rodriguez. Da tre punti e va a segno. 29 Ortona, 24 Monteroni. Musso, Diomede. Sotto canestro. Facile per Musso. Mocavero da tre, solo Ferro per lui. Rodriguez. Ancora tre punti. Terza bomba di fila per il 33 ospite. E intanto Monteroni si rifà sotto. Meno 4 per loro. Diomede, ottima la circolazione. Scarico per Comignani, ma trova solo il Ferro. E rimessa per la Wear Basket. Sostituzione per i padroni di casa. Esce Musso, entra con il numero 6 Giallo Reto. Giallo Reto, intercettato il suo passaggio da Rodriguez. E quarta bomba di fila, incredibile questo ragazzo, non ne sbaglia una. Ora solo più uno Ortona. Giallo Reto, pressato da Rodriguez, e fallo di quest'ultimo. Fallo del numero 33 Rodriguez, secondo fallo per sostituzione ospite. Esce Rodriguez e rientra con il numero 4 Ingrosso. Tanto in lunetta Giallo Reto per due tiri liberi. Buono il primo. Buono anche il secondo.
gli ultimi 45 secondi della prima metà del match. Penetrazione centrale di Ingrosso, solo ferro per lui, riparte Diomede, pallone per Gialloreto, scarico per Comignani, tre punti, solo ferro per lui. Ottima difesa di Comignani. Diomede cercherà di sfruttare tutti i secondi a sua disposizione. Ultimi 5 secondi. Comignani. Penetrazione centrale. Sottomano per Comignani. Due punti per lui. Tutti negli spogliatoi. A risentirci fra quarto d'ora. Sempre qui ad Ortona. Ben ritrovati qui ad Ortona per la seconda metà della 18ª giornata del campionato nazionale di Serie B di basket. Ortona Monteroni, 35 Ortona, 30 per gli ospiti, e si riparte con il terzo quarto. Pallone per Rodriguez, pressato da Gialloreto. Pallone ora per il numero 5 Paiano, allarga sulla destra per Leucci. Mocavero, ma palla rubata da Di Carmine. E riparte la Ware Basket con Gialloreto. Pallone ora per Di Carmine, pressato da Leucci. Scarico per Comignani. Per Gialloreto. Resta il tiro per il numero 5. Due punti per Manuel Gialloreto, 37 Ortona, 30 Monteroni. Fallo numero 5 di Carmine. In lunetta Rodriguez. Sostituzione Ware Basket. Esce Di Carmine ed entra col numero 9 Xavier Brown. Buono il primo. Buono anche il secondo. 37 Ortona, 32 Monteroni. Comignani da 3. Un po' forzato, riparte Rodriguez di gran carriera. Cercare Leucci, ottimo lo scarico al centro per Paiano, ma solo ferro per lui. Ottima l'azione. Diomedo, Comignani, Gialloreto per Leo, ancora Gialloreto, di nuovo arresto e tiro, solo ferro e rimbalzo di Ocavero. Numero 11 Leucci, ora palla per il solito Rodriguez. Ora Rodriguez cerca un varco, palla sotto canestro per Mocavero. Fallo del numero 6 Gialloreto. In lunetta Mocavero per due tiri liberi. Buon secondo. Thank you.
Diomede, ottima la sua finta. Brown, giallo reto, tre punti solo Ferro, e rimbalzo del numero 13 locale Diomede. Pallone per Brown, giallo reto, ottimo il suo slalom, assist intercettato dal numero 11 Leucci, fino in fondo. Rimbalzo del numero 15 Mocavero e fallo Lunetta, ancora Mocavero, buono il primo. Non va il secondo. Il rimbalzo di Leo. Palla ancora per Diomede. Scarico per Gialloreto. Leo. Diomede. Gialloreto, ottimo. Ottimo il sottomano di Gialloreto. Rodriguez, scarico per Ingrosso, ancora Rodriguez a due punti, solo Ferro per lui e riparte Gialloreto. Pallone affidato a Leo da tutta l'altra parte, pallone per Diomede, rimbalzo però conquistato da Lucci, pallone per Rodriguez, ora per Mocavero. Ora Rodriguez sotto canestro per Paiano, allarga sulla sinistra per Leucci, ora Ingrosso tenta una penetrazione e va a segno con l'ausilio del tabellone. Diomede, Comignani, reto Leo, sfondamento. Fallo di Leo. Si riprende il gioco, palla per Mocavero, Leucci da tre punti e va a segno con il punteggio di 39 pari, 5 minuti e 50 secondi al termine del terzo quarto. Gialloreto, arresto e tiro, solo Ferro. Si scaldano gli animi qui a Ortona per alcune decisioni arbitrali. Ora Leo subisce fallo dal numero 4 Ingrosso. Leo per Diomede, Gialloreto, ottimo il sottomano,
fallo commesso, numero 6, giallo Reto. In lunetta Rodriguez. Buono il primo. Buono anche il secondo. Giallo Reto per Leo, pressato da Mocavero, scarico per Brown, ancora Diomede, il fallo del numero 11, Leucci. Sostituzione per i padroni di casa. Esce Xavier Brown, rientra il numero 7, Busso. Ora il pallone affidato a Diomede, giallo Reto, arresto e tiro, e due punti per Manuel giallo Reto, 43 pari. Rodriguez da due punti. Giallo Reto, fermata la sua azione. Leo tenta una penetrazione centrale e fallo del numero 15, Mocavero. Fallo del numero 15, Mocavero, secondo fallo per... Esce intanto quest'ultimo, entra per gli ospiti il numero 7, Ianuale. E lunetta Leo per due tiri liberi. Buono il primo. Non va il secondo. Pallone riconquistato da Diomede. Ancora Leo combatte con il numero 5. Paiano e gancio d'altri tempi per Leo. Due punti per lui. 46 Ortona, 45 Monteroni. Non è per Rodriguez. Ingrosso. Ottima la difesa dei padroni di casa, Leo. Sottomano per lui. Tre minuti al termine del terzo quarto. Musso, scambio con Comignani. Sostituzione, esce con il numero 11 Leo ed entra con il numero 12 Martone. Non è per Rodriguez, resto e tiro, solo ferro per lui. Pallone riconquistato dalla Wear Basket. Diomede fino in fondo con prepotenza, due punti per lui, 50 Ortona, 47 Monteroni. Ancora Rodriguez,
e fallo in attacco fischiato 33 Rodriguez. Esce intanto per gli ospiti 33 Rodriguez ed entra con il numero 24 Martina. Riprende intanto l'azione il numero 6 Gialloreto, pallone per Diomede, fallo del 15 Mocavero e rimessa Uerbasket, pallone affidato a Gialloreto. Comignani, Diomede, Gialloreto da tre punti, ritrova il suo tiro micidiale Manuel Gialloreto, porta i suoi sul punteggio di 53-47. Pallone riconquistato dalla Uerbasket, Musso, Gialloreto e sono due, mini break per la Uerbasket. Il solito Gialloreto che quando prende bene la mira diventa un cecchino infallibile. Mocavero sotto canestro, due punti per lui. Musso, Comignani, subisce fallo dal numero 7 Ianuale, si presenta in lunetta il capitano Comignani. Buono il primo, buono anche il secondo. Ianuale, solo ferro per lui, stato da Comignani. Ora pallone per Gialloreto che cercherà di sfruttare tutti gli ultimi secondi rimasti a sua disposizione. Musso, Comignani, da tre punti il capitano e finisce così il terzo quarto 61 Ortona 49 Monteroni. A risentirci fra un paio di minuti per l'ultimo quarto. Riprendiamo la linea qui da Ortona per l'ultimo quarto di questa 18ª giornata di campionato di Serie B nazionale di basket. Vedete di fronte Ortona che ospitano il Basket Monteroni. Subito intanto due punti per il capitano Comignani. 63 Ortona, 49 Monteroni. Intanto subito anche Rodriguez. Diomede, Gialloreto intercettato da
Rodriguez, solo ferro per lui. E rimbalzo di Comignani. Comignani dalla lunghissima distanza, quasi da casa sua. 66 Ortona, 51 Monteroni. Loreto, carico per Comignani, rimbalzo riconquistato da Martone per Musso, da tre punti, e quindi Ortona ora conduce con il punteggio di 69-51. Due punti per Mocavero. De Musso. E per Gialloreto. Per Gialloreto a manovrare. Rimessa in attacco per la Wear Basket. Passi. Passi per capitano, rimessa Monteroni, pallone affidato al 4 in grosso. Leucci, pressato da Musso, scarico per Ingrosso, da tre punti. 7 minuti al termine. Comignani, Gialloreto, Martone, Diomede. Il resto è tiro, solo ferro per lui, ma Gialloreto. Solo ferro per lui, e rimbalzo di Mocavero e rilancia i suoi, ma palla persa per gli ospiti. Rimessa per basket, Musso per Gialloreto. Diomede, Martone, ancora Diomede. Resto è tiro e riconquista palla Monteroni con il solito Rodriguez. Poggia per Ianuale, ferro per lui. Martone, ottimo il suo arresto e tiro. Rodriguez, pallone per Leucci, ancora Rodriguez, da tre punti, non perde la rotta. Martone, due punti ancora per lui, e riparte Rodriguez. Diomede, Gialloreto, ancora Diomede,
Musso, Comignani, e fallo del 15. Bocavero. Time out, risentirci fra un minuto. Prende il match dopo il time out qui a Tortona. Rimessa over basket, giallo reto per Musso. Scarico per giallo reto, non si intendono i due. Subito la Monteroni riparte con il numero 4 in grosso, sotto canestro Rianuale, non va il suo tentativo. Riparte con molta calma Manuel Gialloreto. Musso, Comignani, Di Carmine, resta il tiro, solo ferro, e riparte il solito Rodriguez, pallone per Ingrosso, stoppato da Musso. Musso, prove Gialloreto, specialità, bomba di Gialloreto. Pallone per Leucci, largo per Ingrosso, fissato da Comignani, sotto canestro, ottimo l'assist di Leucci per Ianuale. 3 minuti al termine, 76 Ortona, 61 Monteroni. E tripla ancora per Comignani, 17 punti per lui, niente male lo score. Balzo di Di Carmine, ma pelle perde palla, Rodriguez conquista, fallo del numero 7, Musso. Sostituzione, over basket, esce Martone, entra col numero 11 Leo. Fallo messo dalla War Basket, pilonetta Rodriguez, fallo dell'11 Leo, pilonetta Rodriguez per due tiri liberi.
Buono il primo. Buono anche il secondo. Sostituzione per gli ospiti, esce Mocavero ed entra con numero 14 Serio. Giallo reto per Di Carmine. Pallone per Leo, pressato dal neo entrato Serio. Fallo di quest'ultimo. Rimessa Werbasket con pallone affidato a Giallo Reto. Scarico per Leo, pressato sempre dal solito Serio. Musso per Giallo Reto. Non va il suo terzo tempo. Rodriguez, fallo del 7 Musso. Leucci per gli ospiti, pallone per ingrosso. Palla persa, riparte Musso a 1.40 dal termine del match. Però Musso con molta calma. Carico per Leo, Giallo Reto. Sotto canestro, ottima azione dei due. Due punti per il numero 11 Leo. Rodriguez, due punti. Di Carmine, Leo, Giallo Reto, non va, ma interviene Musso, sostituzione per gli ospiti, esce 33 Rodriguez, entra con numero 24 Martina. Ultimo minuto di gioco, 83 Ortona, 65 Monteroni. Oramai il match si avvia verso il finale. Rimessa Monteroni. Fallo 5 di Carmine. Rimessa Monteroni. Due punti per Paiano. 20 secondi al termine. Cadono i secondi ed Ortona torna al successo dopo l'intoppo di Sant'Elpidio. 83 Ortona, 67 Monteroni, e a risentirci
per il prossimo match, sempre qui da Ortona. Buona serata a tutti.